La città di Fano ha onorato con diversi momenti significativi e toccanti la figura di Filippo Montesi, il fuciliere di Marina scomparso 40 anni fa, il 15 marzo 1983, in una imboscata a Beirut, dove rimase colpito da raffiche di mitra alla schiena mentre faceva parte della missione Italcon Libano 2 in un'azione di pattugliamento notturno sulla via dell'aeroporto di Beirut, nei pressi del campo profughi palestinese. Ferito, fu subito rimpatriato a Roma, dove pochi giorni dopo, il 22 marzo, morì. A distanza di anni, l'amministrazione fanese, insieme al Battaglione San Marco, all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e il Comune di San Costanzo, hanno voluto rendere vivo il ricordo di Montesi, il primo al cimitero di San Costanzo e successivamente a Fano con la deposizione di una corona d'alloro al monumento a lui dedicato. Il momento mattutino, raccontato da queste fotografie, curate dal 28° Reggimento Pavia, si è poi spostato nella chiesa di San Giuseppe al Porto con una celebrazione presieduta dal vescovo Armando Trasarti e il ricordo di chi quei momenti li ha vissuti. Ora mi ricordo i miei fratelli del Battaglione e salutiamo lì come facevamo e questo bisogna fare. Marò PSM Filippo Montesi! Fu proprio la morte di questo giovanissimo ragazzo che mi spinse a voler intraprendere la sua stessa esperienza. Arrivato in Libano capì che era una situazione veramente drammatica, sparavano tutti i giorni e purtroppo quella sera lì Filippo ci rimise la vita. Oggi siamo qui per ricordarlo e per non dimenticare. Non a caso la città di Fano ha dedicato a lui un monumento, e il termine monumento deriva da una parola latina che significa memento, ricorda. L'appuntamento con la cerimonia ufficiale si è tenuta poi al Teatro della Fortuna con tutte le autorità presenti e i familiari del marò fanese. Ad intervenire con una lettera anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Il sacrificio dei Montesi e quelli di tutti i militari italiani come lui caduti o feriti in servizio, ha scritto, onora l'Italia e il popolo italiano. È un sacrificio che ci ricorda il contributo quotidiano di tutti i corpi armati dello Stato alla pace e alla sostenibilità nel mondo e al lavoro della diplomazia italiana all'estero. Successivamente, il Battaglione San Marco ha consegnato alla famiglia le medaglie al valore militare trafugate nel cimitero di San Costanzo, dove è presente la tomba di Montesi, insieme ad alcune fotografie della missione in Libano. D'impatto invece le immagini di Rai Marche girate durante i funerali di Filippo con la presenza di Sandro Pertini. Abbiamo evidenziato soprattutto il ragazzo. Il ragazzo con un forte orgoglio, come testimoniato anche dalla grande presenza sia dei suoi ex commilitoni, sia del reggimento, ma anche dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che io ho l'onore di presiedere. Ma quello che a me è piaciuto è che il ricordo di questo ragazzo, di questo eroe, perché sono tutti eroi coloro i quali sacrificano la loro vita per la patria, viene ricordato non solo oggi, ma costantemente. Infatti ho molto apprezzato l'aver appreso che Fano ha dedicato non solo una strada a Filippo, ma una scuola. Questo è importante perché noi abbiamo un grosso compito come istituzioni, quello di tramandare i valori e gli ideali di questi ragazzi ai più giovani. Successivamente ai tanti interventi, la giornata si è conclusa con le note della banda della Marina Militare. Commemorazione che abbiamo voluto organizzare con grande convinzione, perché pensiamo che una comunità non debba dimenticare chi ha servito il proprio paese e lo ha fatto anche sacrificando la propria vita. E le istituzioni, anche a distanza di tanto tempo, in questo caso dopo 40 anni, non dimenticano. E vuole essere un abbraccio anche
ai familiari, alle persone care che l'hanno perso. Era una missione di pace, non era una missione di guerra, era una missione del nostro paese per la pace, e quindi questa occasione è un'occasione di vicinanza, di affetto, di ringraziamento e di valorizzazione delle esperienze, del servizio che le persone fanno, come in questo caso. Il sacrificio di Filippo Montesi rimane forte e presente nei cuori della nostra comunità, ma direi di tutta la comunità, del paese e della Marina Militare e del San Marco.